Ciao a tutti e bentornati su Fallout Shelter e quest'oggi abbiamo fatto passare 24 ore e qualcosa rispetto allo scorso episodio e abbiamo mandato Wolf un poco allo sbaraglio, ma ha molta endurance anche se il livello non era molto alto. Ho svariati sospetti che sia sopravvissuto alla permanenza nelle Wasteland, ma lo vedremo presto. Ed eccoci come al solito con mille cose da raccattare. Abbiamo un livello di elettricità basso, per cui forse è il caso di prenderlo istantaneamente. E anche questo, ok. Ora, normalmente faccio tutte le raccolte, poi vedo, ma sono molto curioso. Anzi, da qua possiamo vedere. Eeeh, signori, se l'è cavata alla grandissima. Bravo Wolf, complimenti. Non avresti retto neanche tu 2 giorni, ma hai preso parecchie cose. Hai pure tu un parametro fortuna, penso, veramente basso. Però, ragazzi, ti ho mandato all'esterno e sei sopravvissuto. Ora è tempo di tornare. Bene, abbiamo verificato questa cosa. Ora, vediamo qui tutti quanti che continuano a livellare bellamente. Bravi ragazzi. Dovremmo avere varie persone maxate adesso. Almeno in teoria. Qui altri level up. 16, livello 23. Pucio di culo. Andava detto, scusate. Era Andrea, se non erro, tra l'altro. Complimenti Andrea. Ora, qui tutti che stavano bighellonando, appena uno si distrae. C'è quelli delle sale d'addestramento che continuano a fare movimenti, quindi a stancarsi, senza però fare livelli. Questo è molto triste. Oh, questo penso sia Cannon che... l'ho sgamato subito a Cannon. Ora, a Cannon gli daremo... A noi ci mancano persone nelle cucine, in realtà. E da quando è andato a vivere da solo, il mio amico Cannon so che ha migliorato la sua skill nelle cucine. Lui ha sì Endless, no, ma io lo voglio come cuoco. E questo è stato deciso, un bel fucile a canne mozze. Ma per fare il cuoco ci vuole un po' di preparazione. Non è che uno può andare così a fare il cuoco. Quindi abbiamo Luca e abbiamo Gabriele, che stanno molto alti, ma non maxati. Lo so, ma voglio fare... Non voglio costruire un altro di questi sale addestramento atletica. Per cui... Mandiamo. Ma questa cucina è piena? 1, 2, 3, 4, 5. No, dovrebbe esserci ancora uno slot disponibile, appunto. Quindi, Luca o Gabriele stanno allo stesso identico livello di agilità. Quindi, livello 12, livello 4. Mandiamo Luca, che è livello 4, che quantomeno cucinando potrà fare un po' d'esperienza. E Cannon. Dov'è Cannon? Cannon, non ti nascondere che tanto ti trovo. Guarda che bel pizzetto che ti è venuto. Uomo di colore biondo col pizzetto. Questo è molto più simile, tra l'altro, a me che a te, non fosse per il colore della pelle. Ma questo è un altro dettaglio. Comunque, allenarsi per migliorare le proprie skill in cucina. Perfetto. Ora, non avevamo finito esatto qua. Anche il falco ci ha fatto livello 21, ottimo. Stiamo abbastanza bene, l'energia elettrica, insomma, quella fornitaci dai generatori sta un po' risicatina, ma... Una donna, che quindi ci dice poco e niente dal punto di vista dell'assegnazione di nomi e co, che però, chiaramente, includeremo molto volentieri. E tra un po' in realtà dovremmo anche riprendere a far figliare... Ma il fatto è che già adesso non so bene come impiegare tutti i miei abitanti. Ma espanderci non è così semplice. Dovremmo iniziare a occupare queste stanze decisamente con quelli che fanno forza. E forse dovremmo semplicemente aumentare almeno la stanza per fare forza per i generatori, che abbiamo un po' di problemi di disoccupazione. Ma ora, prima di fare questo, giusto per non lasciare però Shirley Manson, tanto mi servirà qualcuno che faccia tuta militare sicuramente, e però la manderemo senza nessun particolare addestramento qua. Comunque adesso sta a forza 5, sicuramente darà un contributo. Ma vediamo invece, anzi, guarda, facciamo prima così, per quelli che hanno maxato lo vediamo direttamente così.
Fammi zoomare un pochettino. Tipo Sara forse ha maxato. Sara ha maxato costituzione. Brava Sara. Adesso io vorrei che, quindi, che Sara ci migliorasse la fortuna. Ma qui c'è qualcuno che magari è meno importante. Davide che già era bello fortunato. Luca sta molto bene. Ecco, Beverly Slump, per esempio, ci interessa molto meno che aumenti la fortuna rispetto a Sara. Quindi facciamo un attimo una cosa. Ti passo qui vicina così poi non mi discordo, perché sennò ti scorderò sicuramente. Mandiamo Sara qui sotto e Beverly Slump, ora che ci arriva, ribeccata, e la mandiamo a fare percezione. Wine. Oh, perché velocità zero? Questo mi sa di Baco. Questo mi sa di Baco. Perché non ho, non saprei bene perché, ma ok. L'ho mandato a Beverly? No. Mandare avanti il tempo sappiamo che è sempre rischioso come pratica, per cui ci può stare che ci sia un pochettino buggata la questione. Stanno continuando a fare produzione e tutto, per cui bachi seri non ce ne sono stati. Va bene, avremo qualche soldino in meno, ma possiamo sopravvivere. Possiamo sopravvivere, forse. Questa è la grande incognita di del gioco, in realtà, sopravvivere. Ma ok, abbiamo questa stanza per l'endurance molto grande, con ancora due slot, credo. Sala... sala fitness. Non posso vedere gli slot. Comunque sì, sono solo 4 persone. Quindi spammi indietro, grazie. Allora, di lavoro abbiamo Ale Wolf, che per qualche motivo mi sta in pausa caffè. Siete che l'avevo mandato fuori e poi non l'avevo riasse... Incendio nella stanza dove non c'è nessuno, ovviamente. E alla radio avevamo 2 persone. E non so se ce la faranno. Mandiamo... Ah, mandiamo il Cencio, va. Cencio, vai a aiutare. Ora, stavamo dicendo che avevamo in pausa caffè Ale Wolf, che lui probabilmente, se ci continuasse lui anche a fare endurance, non sarebbe una cosa negativa. E poi abbiamo Roberto Calì, che non è stato ancora equipaggiato. E lui gli vorrei fare qualcosa di forza, per cui direi che lo metteremo senza addestramenti particolari a lavorare a un generatore al momento. Perché ci serve? Questa è la triste verità. Ora, che cosa ci si sta sbloccando qua? Aumenta il parametro agility. Ma non è che sono maxati quelli che stavano su agility? Vendi 5 armi o vestiti, questi lo faremo molto presto. No, sono molto... Ci sta Cannon? No, non sono sicuramente maxati. Però pensavo avesse aumentato un parametro agility Gabriele, almeno. O forse già ce l'ha con... Ops, tasto sbagliato. 9 ore ancora, ok. Ce ne vuole di tempo. Ma l'incendio è ancora in corso? Ah, vi ha fatto malissimo, ragazzi. Scusate se non vi stavo tenendo... ho sprecato uno steampack. Non vi stavo tenendo in considerazione, errore mio. Ora, pensavo l'avreste risolta molto più velocemente. Ma ok. Ora, stiamo abbastanza bene. Non ho finito di fare il giro per vedere se qualcuno aveva maxato. Quindi, Nicolò, buona strada. E qui nessun altro, credo. Ok, poi qui sotto Leonardo contro, maxato percezione. Gioforchio, no. No, no. Abbiamo Leonardo contro, che può andarci. Su quale depuratore lo mandiamo? Questo. Va bene. E chi... Ah, Tammy Boone. Intanto non avevamo tuta del Vault. Sì. Ecco, già molto meglio. Ma però vorrei addestrare qualcuno che almeno abbia un nome, per esempio. Flavio è già maxato. Renda potremmo... Però vediamo, Nerissa forse... Nerissa, andiamo ad addestrare Nerissa. Giusto? Domanda. E perché Ale Wolf sta qua? Quando gli ho detto di stare qua?
Siete un po' indisciplinati quest'oggi. La cosa non... non so dove ti sto mandando, quindi togliamo questo comando. Ok. Ok, qui la strada è ancora abbastanza lunga, ma non abbiamo finito il nostro controllo degli addestramenti. Tomomi è sulla buona strada, Pamela idem, Max idem. Mi sa che avremo 3 fullati nel prossimo episodio. Poi Alessia Crane sull'ottima strada e Umberto idem. Anche loro tutti a 9 state, bravissimi. Ma tutti questi 9 mi rappresenta che quanto tempo... Non volevo andare qua. 19 ore, 18 ore. Quindi se andiamo avanti di un giorno, tendenzialmente ce la dovremmo fare a far maxare un sacco di cosette. Va bene. Quindi adesso invece abbiamo Nigma e Ciriola, che a fortuna probabilmente stanno a 6, se non erro, che non è ancora l'ideale che vorrei. Ma mi serve un po' di roba. Possibilmente vorrei ritentare un'ennesima volta. Ma aspetta, però Nigma c'ha poca endurance, vero? Devo far salire l'endurance di qualcuno di voi. Sarebbe Nigma, ma tanto vale. C'ha pochissima endurance, per quello non ha retto 2 giorni, se no ce l'avrebbe fatta. Ne sono convinto. Ma se ti mettessi adesso a fare endurance ci metteremmo 20 anni prima di mandarti fuori. Per cui no. Ti prendiamo adesso così come sta Enigma. Non Ciriola. Ciriola adesso ci deve continuare. Enigma. E ci fa un viaggetto di un giorno. E la ricarichiamo sperando che non ci attacchino adesso i Deathclaw, perché potrebbe essere un problema. Perché stiamo dando via quasi tutte le nostre scorte. Quindi esplora. Poi faremo giusto un giornino. Magari con 6 fortuna comunque qualcosina di decente ce lo trovo lo stesso. Siamo già sulla buona strada per fare questi mini achievements. E c'era qualche controllo che non ho finito di fare. Tipo Roberto Calì, che gli avevo detto di andare a un generatore, se non erro. Tipo qua. Sta uscendo qualcuno dalla stanza? No. Quindi semplicemente devo aver lisciato la selezione. Che strano, vero? Io che liscio o sbaglio qualcosa. Non si era mai visto prima. Ora, quindi qui non abbiamo ancora maxato, abbiamo detto. Abbiamo già controllato. Qui c'eravamo quasi. Nella classe c'eravamo. Ecco, ho detto speriamo che non arrivino i Deathclaw. Ma che è adesso? Ogni giorno? Ciriola, veloce, qua. Mandiamoci anche qualcun altro al volo. Enigma l'ho mandata via, vero? Ci sta tornando Wolf, che aveva l'altro fucile Gauss. E questo è unfortunate. Vabbè, dai. Troppo complicato. Adesso fanno una chiusa su Ciriola. Ho pochi steampack, per cui no. Non va bene che zoomi così tanto. Che devo stare attento a quando ne mettono. Fanno produzione di altri steampack. Poi mandiamo Ciriola. Giochiamo d'anticipo, mandiamola a ripostiglio sotto. Oddio quanto ci stanno facendo male, ragazzi. Ok. Non penso che Ciriola ce la farà in tempo a arrivare al ripostiglio. Si sono fermati un secondo, vediamo se ce la fa. Beh, sì, è arrivato in tempo. Ma se anche adesso gli sparassi, Ciriola... No. Non so cosa devo fare con questo ragazzo. Ora. Però ancora non ci hanno fatto secco nessuno. Però a questo giro abbiamo ben pochi medpack. Ciriola, spara. Fagli male. Bravissimo. Bravissimo. Ok. Non ti fermare qua. Vai all'altra stanza cortesemente. Segui il nemico, che abbiamo un'arma che fa tanto male. Però se tu non la usi. Ok, già molto meglio. Ne sono rimasti in 2. Quindi lì è piena la cucina adesso. Quindi scendiamo di sotto. Tanto qui c'era ancora uno spazio nel generatore. Abbiamo altri steampack per caso? No. E abbiamo un level up. Stanno tutti male, ma non troppo. Ora Ciriola, guarda se continua a correre avanti e indietro invece che fa quello che gli dico. Devi sparare, Ciriola. Ne è rimasto uno solo.
Ok. Ora prende anche esperienza ceriola, possibilmente, giusto? Esperienza? Grazie, grazie, grazie. Ora, i Deathclaw ormai sembra quasi che non siano quasi una minaccia. E questo in realtà mi fa solo che piacere. Ma tutto questo mi ha fatto completamente perdere il filo di quello che stessi facendo. Mi ricordo che abbiamo mandato fuori Enigma e... stiamo iniziando a occupare tutti gli slot di forza. Abbiamo completato questo, che ci piace. Se riuscissi anche a premerlo, grazie. Oh, ottieni 2800 tappi. Ci si può lavorare, ci si può lavorare. Intanto aiutiamoci vendendo armi o vestiti. Ah, forse già con Enigma che la stiamo, facciamo stare fuori un giorno, già ci avviciniamo moltissimo a questo obiettivo. Huh, ok. Ora, magazzino. Abbiamo una BB gun che sicuramente possiamo vendere. Fucile da caccia 5-6, 5-7. Ma fucile a leva lo possiamo vendere. Fucile da caccia. Ma va, insomma, poco interessanti. Vendiamo qua, vendiamo qua, vendiamo qua. Queste le tengo. Quindi, ne abbiamo vendute un po' di cose. Quante ne bastavano? Quanto... Oh, attenzione, abbiamo il cibo in rosso. Cibo in rosso, questo non va bene. Facciamo anche velocemente uno sprint, ragazzi delle cucine. Per favore, collaborate. Successo. Non molti tappi, a quanto pare, questo sprint. Oh, attenzione, equipaggio a 12 abitanti con un'arma. Questa mi sa che la citeremo bruttamente per averci... Lunchbox, ve lo anticipo. Perché sì. Allora, vediamo. Se io qui ti do un pugno e esco, e poi ti dico fucile. Sono una brutta persona, lo so. Ma per un lunchbox decisamente sì. Non mi ricordo cosa avevate, ragazzi, per cui preparatevi a vedere le vostre armi cambiare in questa istanza. Magari, ecco, il fucile arrugginito fa un po' schifo. E vorrei anche prendere questo. Poi Lorenzo, bimbi. Riclicchiamo fuori. Riclicchiamo dentro. Qua. Anche Stefano, fucile da caccia aveva lui, eh. Vediamo qua. Vediamo se ci posso dare qualcosa meglio del fucile da caccia. No. Quindi quello aveva e quello si tiene. Poi Francesca Ferrari va sul pugno. No, no, devo prima uscire. Mi pare funzionasse così il tutto. No, ti ho dato proprio quello schifoso. Via. Stefano ci fa un livello, ottimo. Poi abbiamo Andrea Johnson. My name is John Johnson. And I came in from London. Non era così il testo. Lo posso immaginare. inventarsi le canzoni inglesi. Chi non lo ha mai fatto? Ora. Qui pugno. È un po' meccanica come operazione. In genere sono più rapide. Ma 12 hanno detto. E noi 12 ne facciamo. Anche perché voglio il lunchbox. Quindi qua ne manca 2. Ok. Quindi Franco Maria, gli ridiamo il suo canne mozze. Lei che ha fatto il livello ci fa molto piacere. Ma Jane si deve immolare alla causa del essere momentaneamente senza armi e prendersi l'arma sbagliata, possibilmente. Ok. Ok. L'abbiamo fatta magicamente. Perché questi lunchbox sono buoni come il pane, l'avete intuito. Io sto ancora sperando di trovare un handyman, in realtà, da mandare bruttamente nella wasteland. Ma ancora non ha funzionato come metodo questo dei lunchbox. Questo. Non solo storpio e invento le parole inglesi, ma poi proprio... devo storpiare l'intera lingua inglese, possibilmente. Ah, abbiamo anche ottieni 600 acqua, adesso ci è avvenuto. Ma, ok, una cosa alla volta. Direi che potremmo chiudere questo episodio con lo scarto di FIFA, no? Con il lunchbox, ok. Tappi, poco utile. Cioè, oddio, ci aiuta verso l'altro lunchbox, ma... Armatura da sopravvissuto, forza 2, agilità 2, fortuna 1. Bah, oddio, cioè... carina, e già so a chi darla, ma...
Mildred Page con molta endurance. Ah, a meno che non abbia un abito particolare, non era proprio una svolta. Qui lo zoom out ha ucciso tutti. Ora, io sempre per favoritismi, perché da me esistono i favoritismi, voglio dare armatura del sopravvissuto, anche se ha un totale di meno di agilità, ma voglio darla a Cannon, che è molto più coatto. Ora è praticamente Mad Max. Comunque, va bene. E ragazzi, amico da più di 20 anni, ve lo ricordo, amico nella vita vera, e quindi mi fa piacere trattarlo vagamente meglio, anche se poi quando sarà da farlo andare a morire ammazzato, tranquilli, non ci tireremo indietro. Cannon lo sa che è per il bene superiore del Vault 210. Ora, dovrebbe essere arrivata anche Mildred Page, che ha un abito che dà... No, vabbè, non te lo posso guardare finché non ti dico di entrare, vero? E si è aggiunta... Ah, abbiamo sbloccato una stanza! Ok. Adesso vediamo anche questo, anche se abbiamo soldi da spendere, abbiamo cose da fare, ma... è un po' complicato. Da intelligenza 4 e fortuna 1. E non so se esiste anche in versione maschile, ma Mildred, tu, intelligenza 4, direi proprio di no. Tomomi già l'abbiamo agghindato in modo particolare. Potremmo darlo a Michelle, che ha fatto anche un livello. Quindi Michelle ci si un attimo torna in versione basica. Poi prendiamo Mildred Page, che... vabbè, facciamolo dopo. Mildred Page, prima gli diamo l'uniforme da giovane ufficiale, un fucile. L'avrei voluta mandare a studiare, ma per ora non si può, che dovrebbe essere tutto occupato. Per cui la mandiamo qui sotto. E avevo snudato la persona sbagliata. Michelle, gli diamo il vestito da bibliotecario. Aspetta, prima di Michelle, giusto per curiosità, si può dare anche in versione maschile? Penso di no, vero? No. Ok, era proprio curiosità. E Michelle con... niente, perché sbaglio tasto. Michelle con vestito da bibliotecario. E Catherine con il camice da laboratorio. Perfetto, abbiamo delle figure di spicco nei nostri laboratori al momento. Questo ci fa solo che piacere. Ma anche per quest'oggi penso il tempo dell'episodio è arrivato al suo termine. Per cui questa stanza neanche mi ricordo cosa fosse, ma lo scopriremo insieme nel prossimo episodio.